sindaco, i lavori proseguono speditamente. Proseguono speditamente, affiorano particolari e anche i problemi, purtroppo, perché era inevitabile che mano a mano che andava a proseguire il lavoro emergessero sia le cose belle, i ricordi e anche come conservarli questi ricordi. Per esempio questo muro che tutti abbiamo sempre visto coperto di macerie alle nostre spalle, oggi è fuori piombo per 50 centimetri e quindi si sta cercando in tutti i modi di metterlo in sicurezza per evitare che crolli. Quindi pur venendo fuori le basi della chiesa, si sono dovuti fermare a metà per evitare appunto il crollo del muro su cui poggia in qualche maniera il duomo. Dall'altro lato abbiamo ritrovato dei cunicoli, quindi zone sotterranee che dalla sacrestia davano l'accesso verso la chiesa, e anche lì si sta pensando di procedere con cautela per evitare crolli e soprattutto che qualcuno si possa fare male. È affiorato una parte di pavimento, ma da quello che ora possiamo vedere è un pavimento piuttosto recente, quindi evidentemente erano stati fatti dei lavori. E non è un pavimento storico, non è un pavimento, è un pavimento del periodo, quindi degli anni 60. In ogni caso sono pezzi di ricordi. In questi giorni è emersa una piccola immagine sacra e c'è un dibattito tra chi diciamo in qualche maniera vuole, tra chi mi dice trattasi di una Madonna dell'Immacolata piuttosto che la Madonna di Fatima, piuttosto che non so. Quindi ho visto anche l'interesse da parte di chi degli storici anche, esatto, nel cercare di dare risposta su piccoli reperti. Questo della Madonna è una cosa molto bella, perché a distanza di 53 anni è quasi integra, quindi questo è un reperto. E poi tantissimi altri reperti sono stati pezzi di marmo, piccoli candelabri, e noi tutto questo lo stiamo raccogliendo. E in questo momento lo stiamo custodendo in un locale del comune e poi intendiamo fare un piccolo museo proprio per che abbia come tema nel recupero della chiesa, il recupero degli oggetti sacri. Esatto. Quindi oggi sono venuta qui assieme agli operai della ditta e assieme all'ufficio tecnico comunale, perché servono altre aree, in quanto il materiale che emerge è tantissimo, non tutto il materiale ha un valore ovviamente storico di conservazione, e quindi dobbiamo cercare di vedere dove allocare questo materiale che mano a mano emerge e che serve portare via da qui, perché dobbiamo restituire questo manufatto, così come il progetto prevede, nella forma migliore. C'è tanta attenzione da parte della gente di Montevago su questa iniziativa. Io sono contenta di questo, io ringrazio la mia comunità, e veramente la mia comunità sta dando testimonianza di quanto importante sia la memoria e di quanto attaccamento ci deve essere stato nei confronti della vecchia Montevago intanto, e poi di questa chiesa, perché evidentemente i montevaghesi in questo si ritrovavano. Oggi avere riportato a loro una parte della memoria ha rappresentato una serie di ricordi che emergono. Mi ha fatto impressione vedere gli anziani, ne sono venuti tantissimi, piangere proprio nel rivedere la scalinata, nel rivedere il perimetro delle mura, nel cominciare a vedere le basi, perché sta emergendo il Duomo nella sua, diciamo, maestosità. Quindi tutto questo è a fruizione della memoria non solo dei montevaghesi, come sempre abbiamo detto, ma di tutti coloro che credono nelle radici, e queste sono le nostre radici.
fase in cui il lavoro è in corso d'opera, mano a mano affiora diciamo quello che era una volta questo Duomo. Voglio sottolineare che quello che vediamo qui è già in marciapiede. L'obiettivo qual è? Continuare ad andare a segnare, a tracciare il perimetro della chiesa in modo da poterla circumnavigare, quindi mettendola in sicurezza, quindi arrivando alla base proprio della strada e andare a finire dove c'era la sacrestia. Questo è il lavoro che nella prossima e nelle prossime settimane verrà portato avanti, quindi tracciare proprio il perimetro esterno della chiesa arrivando al marciapiede. Proprio mi hanno dato questo pupetto di ceramica pura, evidentemente faceva parte del presepe, e siccome eravamo nel periodo delle feste natalizie, evidentemente il presepe era ancora montato, insomma non era stato portato via, e hanno ritrovato un pastorello, quindi questo diciamo ancora una volta a riprova della grande emozione per ogni piccola cosa che viene ritrovata. E poi voglio puntualizzare e sottolineare, ma sicuramente ci sarà stato modo anche ad altri di poterlo vedere, com'è bella questa scalinata. Oggi è tutta, la stanno ripulendo, è venuta tutta alla luce nei suoi 5 ingressi che questo Duomo aveva, ed è un'emozione vedere quello che alle mie spalle si può notare, si può osservare, ed è veramente una grande, grande emozione. Più grosso, se vogliamo così dirlo, e anche più integro che abbiamo recuperato, ed è veramente un'emozione perché ora va tutto pulito, sistemato eccetera, e poi sicuramente chi più esperto di noi potrà dire di che cosa si tratta, ripercorrendo quella che era la, diciamo, l'esistente della chiesa. E assieme a questa Madonna sono stati ritrovati pezzi di marmo, come piccoli capitelli, qualche candelabro e qualche plafoniera di elettricità, insomma, ecco. Quindi noi di tutto questo contiamo di fare un piccolo museo che abbia come tema proprio tutto quanto è stato ritrovato durante i lavori di recupero della chiesa Santi Pietro e Paolo di Montevallo.